Qualità della vita, nuova bocciatura per la provincia di Lucca, il 102esimo posto su 110 secondo la classifica pubblicata da Italia Oggi. Fuori strada con lo scooter, grave un uomo di 45 anni di Stazzema dopo un incidente stradale avvenuto ieri sera a Pietrasanta. Concerto di Capodanno verso il tutto esaurito al Ciocco, ultimi italiani disponibili per assistere allo spettacolo dedicato a Lucio Battisti. Sport, l'hockey, prime ore bianconere per Sergio Silva, nuovo acquisto del CGC Viareggio per sopperire l'assenza di Mirko Bertolucci. Basket, l'Udec Cup nel vivo, eliminatorie di grande spettacolo al torneo giovanile dedicato a Luca Del Carlo, domani le finalissime. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi, che dunque apriamo con questa notizia che riguarda la qualità della vita in provincia di Lucca. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato della graduatoria stilata dal Sole 24 Ore. In queste ore anche Italia Oggi ha pubblicato la sua classifica e per Lucca possiamo parlare di una seconda bocciatura consecutiva. Vediamo il servizio. Se il 53esimo posto, con la perdita di 6 posizioni rispetto al 2014, nella classifica sulla qualità della vita firmata dal Sole 24 Ore era già suonato come un campanello d'allarme, la nuova indagine pubblicata da Italia Oggi è un vero allarme rosso. Lucca finisce al 102esimo posto su 110 province. La qualità della vita nelle province italiane in questo studio si basa su 9 parametri di valutazione: affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita. Prima nella classifica assoluta si conferma Trento, seguita da Bolzano e Pordenone. Le ultime 28 posizioni sono invece occupate da città del Mezzogiorno, ad eccezione di Lucca, 102esima, Massa Carrara, 97esima e Imperia, 107esima. Lo scorso anno Lucca era al 61esimo posto e dunque perde oltre 40 posizioni. Al di là del valore che si può dare o meno a questo tipo di classifiche, la doppia bocciatura nel giro di una settimana inizia ad essere pesante in un territorio considerato da sempre isola felice, ma che negli ultimi anni deve fare conti, come le altre città, con inquinamento, aumento della criminalità e diminuzione dei posti di lavoro. Parliamo adesso di cronaca. Un grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Pietrasanta, un uomo di 45 anni adesso ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Versilia. È finito con il suo scooter contro il guardrail che costeggia l'Aurelia Marina di Pietrasanta. Nell'urto poi è stato sbalzato finendo nel fosso che costeggia la statale. Protagonista dell'incidente un 46enne nato a Pietrasanta e residente a Stazzema, che è ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica alle curve di Motrone. L'uomo, che si trovava in sella al suo scooter, stava percorrendo l'Aurelia in direzione Viareggio, quando non lontano dal Millennium Pub ha perduto il controllo del mezzo, finendo la sua corsa contro il guardrail che in quel punto costeggia la strada. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente da parte della polizia municipale di Pietrasanta, che è intervenuta sul posto, è rimasto coinvolto anche un SUV condotto da una donna che non ha riportato conseguenze. Sono al vaglio gli agenti nelle fasi salienti per la ricostruzione dell'incidente. Il giovane è stato sbalzato nell'urto dallo scooter ed ha terminato la sua corsa come dentro il canale che percorre parallela alla strada. Grazie alla segnalazione di alcuni automobilisti in transito in quel momento, è stato subito allertato il 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza della Misericordia di Marina di Pietrasanta e l'automedica. Dopo aver controllato il paziente, lo hanno trasportata serena e spiegata al vicino pronto soccorso dell'ospedale Versilia. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico grave con una serie di contusioni in varie parti del corpo. Anche oggi la piana di Lucca è stata avvolta per tutto il giorno dalla nebbia. Alcuni telespettatori ci hanno inviato delle foto. Questa che vi stiamo mostrando è stata scattata questa mattina
da San Giusto di Brancoli e ce l'ha inviata Graziano Menchini. L'altra foto, eccola qua, invece è stata scattata in volo da Doriano Bresciani, scattata in volo con un parapendio con decollo dalle Pizzorne. Anche in questo caso vediamo questa atmosfera davvero molto particolare, insolita se non per gli ultimi giorni della piana di Lucca. E adesso andiamo nel capoluogo, questa mattina un incontro con la stampa del questore di Lucca, Vincenzo Ciarambino, che ha voluto fare anche un augurio per il 2016 a tutti i lucchesi. Quest'anno la realizzazione del tradizionale calendario della Polizia di Stato è stato affidato all'obiettivo del grande fotografo pratese Massimo Sestini. 12 scatti aerei realizzati grazie alla collaborazione con il reparto elicotteristi della Polizia, che ritraggono i vari reparti operativi in azione. Un lavoro particolare, denominato Zenith dallo stesso autore, che ha ritratto le scene con una prospettiva esattamente perpendicolare e che ha valso a Sestini il secondo posto nella categoria foto singole del prestigioso concorso World Press Photo con uno scatto di un barcone di profughi all'arco delle coste maltesi. Con la consegna dei calendari alle redazioni giornalistiche, il questore di Lucca, Vincenzo Ciarambino, ha voluto estendere gli auguri a tutti gli abitanti della provincia. Gli auguri a tutti i lucchesi e a tutta la provincia lucchese dai loro poliziotti. Un augurio affettuoso e un grazie sentito a tutti gli amici della stampa per i sensi della vicinanza che esprimono alla polizia lucchese. E adesso parliamo di presepi, andiamo a Capannori alla scoperta delle natività allestite a Cicciana e San Pancrazio. Due presepi curati nei minimi dettagli, due natività classiche che come un palcoscenico teatrale mostrano la nascita di Gesù. Sono i presepi di Cicciana e San Pancrazio nel comune di Capannori. Nella chiesa parrocchiale di Cicciana il presepe è un palcoscenico che alterna il giorno alla notte. Accompagnata dalla musica e da una voce narrante, la Natività racconta tutta la storia del Salvatore, dall'Annunciazione all'arrivo dei Magi. La comunità di Cicciana allestisce il presepe dal 1973. Le visite sono aperte tutti i sabati e giorni festivi dalle 15 alle 19 fino al 10 gennaio. Per prenotazioni è possibile cliccare sul sito www.presepiocicciana.it. Bellissimo, assolutamente da non perdere, anche il presepe della Pieve San Pancrazio, allestito da un gruppo parrocchiale da 5 anni. La musica e una voce narrante accompagnano il visitatore, mentre il giorno e la notte scorrono sulla classica scena ambientata in Oriente. Una natività davvero emozionante, anche questa rientrante nella via dei presepi di Capannori, che è possibile ammirare fino al 10 gennaio, il sabato e i festivi, dalle 15 alle 19. Per prenotazioni, la pagina Facebook Presepe di San Pancrazio. E oltre a essere ricca di presepi, quella di Lucca è una provincia in cui le persone amano creare addobbi speciali in giardini e abitazioni per le festività natalizie. E allora le immagini che stiamo vedendo si riferiscono alla stella cometa creata da Daniele Marroni di Mologno, nel comune di Barga, che ogni anno nel periodo natalizio, da più di 20 anni, fa sfrecciare nel cielo questa creazione luminosa. Un tocco di tradizione ma anche di originalità che risplende sulle teste degli abitanti di Mologno e dei passanti. Rimaniamo in Valle del Serchio, ma andiamo a Castelnuovo, a Gragnanella, dove è stata portata in scena la strage degli innocenti. È stata una serata davvero unica quella di Santo Stefano nella chiesa parrocchiale di Gragnanella, nel comune di Castelnuovo, dove è stata rappresentata la strage degli innocenti, opera popolare cantata con aria molto vicina a quelle del Maggio. Questa rappresentazione è conosciuta anche con il nome di Befana. Sotto l'attenta guida di Pier Giorgio Lenzi, una ventina di attori popolari hanno cantato le gesta e i fatti riferiti all'antico poema popolare, dove si narra l'Annunciazione, la visita dei pastori, l'arrivo dei re magi e poi la strage ordinata da Erode, passando per le spade dei due fidi soldati Melech e Barucco, per arrivare fino all'ultimo tragico atto,
con la morte di tutti i protagonisti dell'inutile strage fino al rientro della Sacra Famiglia in Terra Santa. Male che è stato ucciso, io morirò da me. Male che è stato ucciso, io morirò da me. Tanti applausi e apprezzamenti dal numerosissimo pubblico che ha riempito totalmente l'antica chiesa di Gragnanella. L'opera integrale è stata ripresa dalle nostre telecamere e verrà trasmessa prossimamente. A Barga invece è tutto pronto per il concerto di Capodanno al Ciocco, ci sono gli ultimi tagliandi disponibili. Sta andando verso il tutto esaurito il concerto di Capodanno al Ciocco in programma venerdì 1 gennaio nell'auditorium del resort di Castelvecchio Pascoli. La prevendita dei biglietti sta procedendo a gonfie vele, ma sono disponibili ancora alcuni tagliandi per assistere allo spettacolo in anteprima nazionale dal titolo Semplice Lucio, un tributo a Lucio Battisti in occasione dei 50 anni dalla pubblicazione del suo primo 45 giri per una lira. Ideato da Gian Domenico Anellino, il concerto sarà un affascinante viaggio nelle canzoni più belle del grande artista. Protagonista della serata, insieme alla chitarra dello stesso Anellino, la New Toscany Orchestra, formata da talenti scelti tra promettenti allievi diplomati dei conservatori e istituti musicali della Toscana. Sul palco anche l'attore Alessandro Bertolucci nel ruolo di regista e voce narrante e il cantante Roberto Panbianchi. L'evento, arrivato alla 16ª edizione, è organizzato dalla Misericordia di Castelvecchio Pascoli e ricavato è destinato alla missione ruandese di Mura, gestita dal dottor Lido Stefani. Per l'acquisto dei biglietti è possibile andare sul sito internet vivaticket.it, telefonare allo 0583 719401, scrivere una mail a info@ciocco.it oppure andare in uno dei punti vendita Fidelity Tour a Castelnuovo, Edicola Poli a Barga, Event Tour a Viareggio, Versilia Vacanze a Lido di Camaiore, Solombra Viaggi a Massarosa. Chiudiamo qua la prima parte del TG, una breve pausa pubblicitaria e poi ancora insieme per la pagina sportiva.